Salve a tutti e benvenuti a questo terzo video tutorial sul disco cromatico di Itten. Oggi vi guiderò passo passo nella sua colorazione con i colori a tempera. Bene, adesso andiamo a vedere quali materiali ci servono per colorare il disco cromatico di Itten. Ci servirà un pennello a punta piatta. Ok, poi ci servirà ovviamente l'acqua, un bicchiere d'acqua pulita, lo straccio, una tavolozza, la mia l'ho lasciata, è rimasta a scuola, quindi userò un piattino bianco di ceramica in questo caso, e i colori primari. A tempera, quindi il colore cyan, il magenta e il giallo. Non ci serve nient'altro. Dovremo colorare tutto il disco cromatico di Itten esclusivamente con questi tre tubetti di colore. Vi consiglio di iniziare sempre dal colore giallo. Perché? Perché è il colore più chiaro, più luminoso e quindi anche il più semplice da stendere. Il giallo è un colore primario e quindi andrà all'interno del triangolo. Vedete, il triangolo che abbiamo suddiviso in tre parti è lo spazio che è dedicato ai colori primari. Stendo bene il colore, iniziando sempre dai bordi e poi trascinando verso l'interno, come state vedendo qui. Appena avrò finito di colorare questo spazio, quello del giallo, ho un altro spazio da colorare con lo stesso colore, non all'interno del disco cromatico, ma sul disco stesso, perché questo disco, questa figura geometrica è stata proprio concepita come se tutte le punte, gli angoli di questo esagono, vedete, fossero delle frecce che indicano ognuna un settore del disco. Vi ricordate, il disco è suddiviso in 12 parti. Quindi la punta del giallo indica questo settore e io andrò a colorare con lo stesso colore, quindi con il giallo, anche il settore indicato dalla freccia. È molto importante, mentre si colorano gli spazi dedicati ai tre colori fondamentali, i tre primari, lavare ogni volta con molta molta attenzione il pennello, perché se noi andiamo ad intingere il pennello in un colore primario mentre è ancora sporco dell'altro colore che abbiamo dato in precedenza, i due colori si mescolano e la sfumatura non risulterà quella giusta. Ecco qui il nostro disco cromatico con i tre colori primari. Devo andare a comporre il mio primo colore secondario. Quindi metterò insieme il giallo con il cyan e vediamo cosa succede.
Vedete che trascinando, andiamo ad illuminarlo un po' meglio, trascinando il colore da un lato all'altro e mescolando nel mezzo, io sto ottenendo il mio primo colore secondario, il verde, dove andrà posizionato il verde. Il verde nel disco cromatico di Itten va posizionato proprio nello spazio che sta tra il cian e il giallo, qui, in questo triangolo in mezzo ai due colori. Tra i due colori. Partirò sempre dal bordo, trascinando poi la tempera verso il centro della figura. Mescolando in parti uguali il cian e il giallo primario, otteniamo il colore verde, che è un colore secondario. Con il verde dobbiamo riempire, vedete, questo triangolo adiacente alle zone colorate di cian e di giallo, ma anche questo settore corrispondente sul disco cromatico di Itten. Ora vedete che tra il verde e il giallo è rimasto uno spazio vuoto, e come anche qui tra il verde e il blu cian. Come andiamo a riempire questi due spazi? Questi spazi sono dedicati ai colori terziari. Cosa significa? Significa che se io al verde che ho ottenuto all'inizio aggiungo più blu, mi verrà un verde con una tonalità più vicina al blu, quindi un verde più scuro. Mentre se al verde io aggiungo del giallo, otterrò una tonalità di verde più chiara, più luminosa, più vicina al giallo. E vedete in questa maniera qui. Quindi io adesso vado al verde che ho ottenuto prima, grazie alle mescolanze, aggiungo dell'altro blu. E mescolo qui in mezzo. Cosa ottengo? Ottengo un bel verde, un verde smeraldo, un verde tendente al blu. Eccolo qui. Mescolate finché non siete soddisfatti, finché non vedete di aver ottenuto un bel verde in questo modo. Mi avvicino sempre, vedete, con la punta piatta del pennello, mi avvicino al bordo e poi trascino il colore verso il centro della figura. Se vedete delle ombre, delle sfumature, mentre il colore sta asciugando, non vi preoccupate, è normale. Il colore a tempera assume una colorazione omogenea quando è completamente asciutto. Adesso andiamo a fare anche l'altro terziario, quello che andrò a posizionare qui tra il giallo e il verde. Prendo dell'altro giallo, ecco qui, e lo mescolo con il verde. Ottengo un verde
molto giallastro. Ed ecco qui. Una volta che avrete finito questa parte, quella dedicata ai verdi, bisognerà andare ad occuparsi degli altri secondari e terziari, quelli che derivano dalla mescolanza del giallo e del magenta e poi del magenta e del cian. Io consiglio sempre di iniziare dai verdi perché sono quelli più semplici da ottenere, più facili da lavorare e quindi diciamo che ci si prende mano. Vi accorgerete che con i rossi che andrete a posizionare qui è un pochino più difficile. Vanno affrontati in un secondo tempo, mentre lasciate proprio alla fine i viola, quelli che andranno in questa zona, perché i viola sono quelli più difficili da ottenere per mescolanze.